I miei nuovi ospiti erano stanchi del lungo viaggio. Mi chiesero di farli riposare un po'. Chiaramente li misi subito a loro agio. Ma non potei fare a meno, però, di entrare nelle loro stanze e contemplarmi la ragazza. Bentornati in soffitta e benvenuti in un nuovo appuntamento dedicato alle bellissime del cinema italiano. Oggi parleremo di Marina Lothar, anche conosciuta come Marina Fragliese, pseudonimo di Marina Edman Bellis. È stata la prima star a luci rosse, diciamo così, italiana, inteso proprio nel senso moderno della parola, una star e una donna coraggiosa, e la sua carriera è stata una combinazione di ribellione e trasgressione che ha sfidato le convenzioni sociali della sua epoca e, inaspettatamente, anche di partecipazione al cinema mainstream. Una figura unica nella storia del cinema italiano che ha sicuramente lasciato un segno, diventata famosa poiché sconvolse l'Italia con la sua prima pellicola girata dentro un convento nel 1979 è destinato al mercato hard italiano. Nella sua carriera userà tre cognomi, prima il proprio, Edman, poi quello del marito, Fragliese, e infine uno inventato, Lothar. Dice che io ricordo con più affetto, anche se sono passati tanti anni, era sicuramente Marina Lothar, questo era il suo nome artistico, lei usava spesso il nome del marito, che era un famoso giornalista. Se ti sei perso la puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se ancora non sei iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti, perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Marina Lothar. Marina Lothar è nata a Göteborg, in Svezia, nel 1944. Una donna dalle origini nordiche che ha lasciato il suo paese natale per seguire il giornalista televisivo Rai Paolo Fragliese in Italia, dal quale ha sfruttato il cognome per lavorare come attrice hard, garantendosi un successo straordinario e immediato. Successivamente però fu costretta a cambiare nome d'arte Marina Lothar, perdendo la causa legale avviata dal suo ex marito. Marina e Paolo si erano conosciuti in giovane età, si erano sposati presto e hanno avuto due figli. La sua vita sembrava seguire un percorso tradizionale, ma poi negli anni 70 Marina ha preso una svolta inaspettata. Marina Lothar ha compiuto una scelta coraggiosa. La sua decisione di abbandonare la vita tradizionale per inseguire il sogno di lavorare nell'industria dello spettacolo per adulti è un atto di coraggio. Ciò dimostra quanto sia fondamentale perseguire i propri sogni, nonostante le convenzioni sociali o le aspettative. E lei lo faceva per passione. Lei veramente l'avrebbe fatto anche senza essere pagata, dei soldi non gli importava niente. Lei quando arrivava la mattina, cioè beh, quando cominciamo, non vedeva l'ora di iniziare le scene, non vedeva l'ora di andare a letto, di essere presa dall'attore, dagli attori. Il suo debutto come modella e attrice nel cinema tradizionale ci mostra quanto talento avesse. Eppure è stato il suo passaggio al cinema per adulti a farla entrare nella storia. Ma ciò che rende ancora più affascinante la sua carriera è la sua versatilità. Non solo ha recitato in film luci rosse, ma anche ha accettato ruoli in pellicole mainstream, dimostrando che l'arte non conosce limiti. La sua carriera, infatti, si svolgeva su due binari differenti, il cinema per adulti e quello impegnato. La Edman ha recitato anche in Primo amore di Dino Risi nel 1978 e La città delle donne del 1980 di Federico Fellini. Fino al 1984 si alterna tra il cinema per adulti e il cinema per tutti, apparendo per esempio in Fantozzi subisce ancora del 1983, nei film del ciclo sull'ispettore Giraldi Delitto a Porta Romana del 1980. Angeli, ma che sta Dio? Io sto a lavorare. Ah, stai a lavorare? Stai a lavorare facendo coscià e tettocco, sta zoccolona mezza nuda. Angeli, ma... Vedi come parla, sa? Io sono un artista. Un artista, sì, un artista del... Delitto sull'autostrada del 1982 e Delitto a Blue Gay del 1984 e nella miniserie E la vita continua. In seguito si dedica completamente al cinema per adulti, fino al 1991, quando si ritira dalle scene.
Nel 1976, dopo il divorzio da Paolo Fraiese, ha iniziato a lavorare in film erotici, aprendo la strada a una carriera che avrebbe sconvolto il panorama cinematografico italiano. La svolta avviene nel 1979, quando Marina Lothar si ritrova a interpretare una scena hard in immagini di un convento. Questo film è stato il primo del suo genere destinato al mercato hard italiano e ha scatenato uno scandalo in tutto il paese. Il fatto che fosse stato interpretato dall'ex moglie di un noto giornalista televisivo, Paolo Fraiese, ha contribuito ulteriormente al suo impatto. Era proprio un appassionato, lo faceva proprio per passione, e il pubblico se ne accorgeva, il pubblico lo capiva che lei non mentiva, che lei era proprio vera. La sua carriera ha avuto alti e bassi, ma è stata una figura di spicco dell'industria dell'arte italiano. Marina Lothar ha collaborato con alcuni dei nomi più noti del cinema per adulti, tra cui John Holmes, e ha guadagnato una reputazione come una delle prime star del settore. Tuttavia, la sua vita non è stata priva di controversie e tragedie personali. Nel 1979 è stata coinvolta in un tragico incidente stradale che ha portato alla morte di un giovane di 23 anni, Massimo Bucci. Sebbene fosse stata assolta da ogni responsabilità legale, l'incidente ha segnato la sua vita. Condannata a 6 mesi di reclusione con la condizionale per l'omicidio colposo del 23enne Massimo Bucci, la sentenza del gennaio del 1979 è stata redatta dal Tribunale di Roma per una tragica fatalità avvenuta 3 anni prima. Massimo e Marina rincasavano insieme dopo una cena di compleanno da alcuni amici, passata con allegria e spensieratezza. Massimo è innamorato di Marina da tempo e le fa una corte insistente. Le telefona ogni giorno, chiede appuntamenti e vorrebbe uscire con lei. Marina invece considera il giovane solo un amico e cerca di dissuaderlo da un amore impossibile che non gli dà speranze. Quella sera però il ragazzo le fa tenerezza ed è così che lei lo invita a salire sulla sua auto per entrare insieme. E poi lui ha bevuto troppo, non può certo guidare in quello stato. Marina mette in moto la sua auto e il ragazzo pare felice di sedere accanto alla donna che ama, sorride, le fa qualche complimento, ma niente di più. Quando arrivano nei pressi della stazione di Trastevere, le avance di Massimo si fanno più insistenti. Comincia ad allungare le mani verso la gonna di Marina, che cerca di calmarlo, ma non ci riesce. Massimo è completamente ubriaco, le salta addosso. Marina perde il controllo dell'auto che si va a schiantare contro l'albero. L'attrice ne esce fuori senza un graffio. Massimo invece batte la testa sul parabrezza e muore sul colpo. Una tragica fatalità che getta Marina nella disperazione più totale, convinta di aver ucciso un caro amico, anche se non può dirsi responsabile della sua morte. La bella svedese si butta anima e corpo nel lavoro per dimenticare le disavventure della vita. Ah, egregio professor Gianni Baser, Villa Serena, Viale Maggio. Voglio proprio vedere che regalo si è fatto questa volta il mio ricco maritino. Ma nuovi guai giudiziari sono dietro l'angolo. Questa volta è l'ex marito Paolo che le fa causa per ottenere la potestà dei suoi figli, adducendo come motivo la vita spregiudicata della sua ex moglie. A questo proposito vorrei conoscere anche la tua opinione, scrivimi in un commento cosa ne pensi e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. La carriera di Marina Lothar è durata fino agli anni 90, quando si è ritirata definitivamente dal mondo dell'hard e dello spettacolo, ha continuato a vivere la sua vita in modo discreto, lontano dai riflettori. La storia di Marina Lothar, o Marina Fraiese, è un racconto avvincente di una donna che ha sfidato il conformismo sociale e ha fatto scelte audaci della sua carriera. Questo mi fa riflettere sull'importanza di non giudicare superficialmente le persone in base alle loro scelte di vita o alle loro professioni. Ha dimostrato una determinazione straordinaria nel perseguire la sua visione e nel vivere la sua avventura senza curarsi degli stereotipi o delle critiche. In un mondo che spesso promuove la conformità e l'omologazione, la vita di Marina Lothar è un promemoria che le storie più interessanti spesso escono da come finire normale. Ci insegna che l'autenticità e il coraggio di essere se stessi sono le chiavi per vivere una vita appagante. Le sue scelte audaci e la sua coerenza nell'affrontare la moralità comune ci invitano a riflettere sull'importanza di seguire la propria visione, anche quando questa va controcorrente.
La sua storia ci ricorda che dietro ogni individuo si nascondono storie uniche e sorprendenti e dovremmo sempre guardare oltre le apparenze per scoprire la complessità e la bellezza delle persone. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.